Pace e bene, ben ritrovati anche oggi, 17 novembre, noi ricordiamo Sant'Elisabetta d'Ungheria e ascoltiamo la sua storia. Elisabetta, figlia del re Andrea II d'Ungheria e di Gertrude di Merano, discendente da Carlo Magno, nacque nel 1207 nel castello di Bratislava. Nel 1211 lasciò la corte paterna per essere cresciuta nella famiglia del futuro sposo, Ludwig. Con il fidanzato si instaurò un profondo legame di affetto e amicizia che culminò con le nozze nel 1221. Si manifesta presto in Elisabetta una profonda spiritualità, caratterizzata dall'aderenza alla volontà di Dio unita al disprezzo per le ricchezze e le vanità del mondo. La pietà e la carità di Elisabetta erano grandi, ma non sempre condivise dalla famiglia. Elisabetta si distinse subito per la sua attività caritatevole, svolta nel pieno rispetto del suo ruolo. Le azioni caritatevoli di Elisabetta erano molteplici, dall'assistenza ai malati all'offerta di cibo. È noto l'episodio, molto ripreso dall'iconografia della santa, che narra di un giorno in cui Elisabetta, portando i poveri del pane dentro al suo grembiule, incontrò il marito. Egli le chiese cosa tenesse nel grembiule, Elisabetta ne lasciò i lembi e scesero, invece del pane, magnifiche rose fresche. L'incontro di Elisabetta con la spiritualità francescana avvenne tramite alcuni frati minori giunti in Germania a portare il messaggio di Francesco, accolti dai signori di Turingia, che li aiutarono e fecero edificare per loro una cappella. Sull'esempio francescano, la sua carità si indirizzò anche verso i lebbrosi. La tradizione riferisce che la sua carità si fosse spinta al punto di ricoverarne uno nel proprio letto. Nel 1224 il marito si unì alla crociata indetta da Onorio III, lasciando l'amministrazione del feudo alla moglie. Nel terribile inverno del 1225, in cui l'Europa fu flagellata da allagamenti, carestia, peste e vaiolo, Elisabetta cercò di far fronte alla situazione e di soccorrere i bisognosi. Nel settembre 1227 il marito Ludwig morì a Otranto. La notizia raggiunse Elisabetta in ottobre, poco dopo il terzo parto. Si riferisce che esclamò: «Il mondo e le sue gioie sono ormai morti per me». Così Elisabetta conobbe e amò Cristo nei poveri, incominciò presto a distinguersi in virtù e santità di vita. Distribuiva con larghezza i doni della sua beneficenza non solo a coloro che ne facevano domanda presso il suo ospedale, ma in tutti i territori dipendenti da suo marito. Arrivò al punto di erogare in beneficenza i proventi dei quattro principati del marito e di vendere oggetti di valore e vesti preziose per distribuirne il ricavato ai poveri. Aveva preso l'abitudine di visitare tutti i malati personalmente 2 volte al giorno, al mattino e alla sera. Si prese cura diretta dei più ripugnanti, nutrì alcuni, ad altri procurò un letto, altri li portò sulle proprie spalle, prodigandosi sempre in ogni attività di bene. Nell'estate del 1228 Elisabetta costruì l'ospedale francescano di Marburgo. Si dedicò senza sosta alle sue opere fino alla morte, avvenuta il 17 novembre 1231. Santa Elisabetta, donna nobile, lei figlia di Andrea, re di Ungheria. Si sposerà presto, a 14 anni, a 15 è già madre, a 20 già vedova. Ecco che cosa scrive di lei Francesco de Sales. La sua devozione crebbe tra le feste e le vanità, cui la sua condizione sociale la espose. Quindi vediamo questa devozione, la devozione di questa santa, crescere in un ambiente particolare, quello delle feste, quello dei fasti di corte, non sempre di luoghi raccomandabili per l'esercizio della moralità. E continua: i grandi fuochi sono alimentati dal vento, mentre quelli piccoli sono estinti se non protetti da questo. Ecco, lei aveva questa grandissima passione, questa grandissima forza che è esplosa poi anche in questo contesto che le remava contro. E questo ci deve fare tanta forza, perché anche noi magari a volte ci sentiamo squalificati dal nostro punto di partenza. A volte le nostre origini umili possono farci pensare di non avere opportunità o averne di meno rispetto ad altre persone. Con Cristo questo non è vero.
nel campo della fede, questa è una bugia, un'illusione incredibile che dobbiamo veramente scacciare come una grande tentazione. Non ci sono origini oppure capacità che non possiamo avere che possano ostacolare l'azione di Cristo nella nostra vita. Corriamo verso la santità, non facciamoci fermare da nessuno di questi ostacoli banali. Perché? Perché la grazia di Cristo supera ogni ostacolo, quindi è solo una questione di scelta e di volontà anche nostra. Certo, forse non diveremo santi grandi nella carità come Santa Elisabetta di Ungheria, ma comunque la vogliamo vicino e la vogliamo come maestra nella nostra vita. Santa Elisabetta, prega per noi.